Buongiorno, siamo qui con Sara Mottaro, responsabile Reward Executive Compensation di Mercer, e che prova a raccontarci il suo lavoro. Che cosa fa Sara in Mercer? Separerei i filoni dell'executive compensation e del reward perché hanno delle peculiarità molto diverse. Quindi, quando parliamo di executive compensation, tendenzialmente stiamo parlando della popolazione apicale delle aziende e soprattutto quando parliamo di executive compensation nelle aziende quotate, ci troviamo in un contesto di contenuti, di attori. Di quadro di riferimento esterno specifico. Ci sono dei vincoli, ci sono delle indicazioni derivanti dagli investitori piuttosto che dai regolatori. Quando parliamo di reward, siamo invece nell'ambito delle compensation policy, delle retribuzioni, dei sistemi di incentivazioni, che possono riguardare l'intera popolazione aziendale. Cosa trattiamo però in modo trasversale rispetto a queste due aree di competenza, se vogliamo? Certamente tutto ciò che è confronto col mercato esterno sui vari elementi retributivi, certamente l'impostazione overall delle politiche retributive, certamente i sistemi di incentivazione di breve termine, di lungo termine, in tutte le varianti. Come mai sarai scelto di lavorare in Mercer? La risposta è veramente semplice, perché non ho avuto dubbi quando ho fatto questa scelta. Io ero in un momento di vita professionale in cui sentivo che non stavo più spingendo sull'acceleratore, non era più un contesto in cui io riuscivo a crescere, a sviluppare ulteriori competenze, e in quel momento ho ritenuto che Mercer invece mi avrebbe dato questa opportunità. Quindi ho fatto la scelta con grande convinzione e devo dire oggi con grande soddisfazione. La mia grande passione è l'Africa, un senso di libertà, i profumi, gli animali, è proprio tutto il colore del cielo, le profondità dei paesaggi, è uno spettacolo.